Ciao a tutti, no, ma questo salone è andato proprio male, cioè nel senso non ho preso niente, non ho visto nessuno, boh, insomma, avete capito. Una sorta di bucolla alternativo che mi dà il pretesto per parlarvi di questi 5 estenuanti giorni di Salone del Libro di Torino. Non andrò nel dettaglio in modo da non rendere questo video lungo 40 minuti, ma vi racconterò in maniera molto abbozzata cosa ho comprato, cosa ho visto, eccetera, eccetera, eccetera. Partiamo subito dalla prima considerazione, il fatto che il mio salone è partito in realtà fuori dal salone, cosa alquanto bizzarra, ma siccome quest'anno sfogliando il programma e vedendo che effettivamente c'erano diversi autori internazionali pubblicati da medio alte case editrici, ho pensato, prima di fare una sorta di giro di pirataggio, Dio benedica Torino, questa città a livello di pirataggio, lo dico sempre, è il massimo, e sono andato a ricercarmi un po' quei titoli che mi sarebbe piaciuto farmi autografare, appunto pubblicati dai grandi, medio grandi, anche perché poi in questo modo avrei avuto più cash in modo da foraggiare editori indipendenti. Scelta forse per alcuni discutibile, io anche proprio come etica mia personale ho preferito fare così. Giro di pirataggio che è stato, come ho detto, molto fruttuoso e che mi ha permesso appunto di recuperare due dei tre ospiti che purtroppo non avevo in cartaceo e che ho voluto vedere e che poi vi racconterò. Il primo è Gilead di Marilyn Robinson, che ho trovato appunto usato, e il secondo è L'attentato di Yasmina Khadra. Di questo appunto ne parliamo dopo. Nel giro però delle varie librerie ho trovato una raccolta di racconti che è uscita da pochissimo per Einaudi, l'ho trovata al 50 e sapete come sono i prezzi Einaudi, quindi non l'ho lasciata là, e ho preso Oggetto d'amore di Edna O'Brien. Racconti che mi incuriosiscono tanto, è stata molto spammata da persone di cui mi fido, molto su Twitter, eccetera eccetera, e quindi trovandola a questo prezzo l'ho presa. Lei è l'autrice di Ragazze di Campagna, quella trilogia che è pubblicata se non sbaglio per Elliot, e sono curiosissimo, dietro c'è un mega commentone di Philip Roth, vedremo, la copertina secondo me è meravigliosa, se l'avete letto mi fate sapere. Poi andrei avanti e comincerei a raccontarvi quello che è stato la vera esperienza del salone, quindi armato dei miei libri che già avevo da farmi autografare e che avevo già recuperato prima. Siamo andati giovedì che io ho fatto tutti i 5 giorni fortunatamente, quindi ho potuto vedere diverse cose. Giovedì storicamente è il giorno del salone che è più tranquillo, non ci sono grandi, grandi eventi, o meglio, se ci sono bisogna andarli a scovare veramente con un occhio molto molto attento, ed è il giorno in cui almeno io ho la possibilità di parlare con più calma con amici, editori, blogger e tutte queste persone che girano attorno a questo mondo, lettori, e mi fa veramente piacere. Quindi la mattina è stata veramente, almeno la mattina è stato un giro verso gli editori che sentiamo più affini, che poi il salone ci permette di incontrare, il salone come altre manifestazioni poche volte all'anno, ma è sempre un piacere scambiare due chiacchiere con queste persone. Ma prima, come ogni buon pirata torinese sa, il giovedì è il giorno per andare al libraccio, giustamente, perché poi gli altri giorni verrà preso d'assalto e non si potrà neanche entrare nello stand. Quindi baldanzosi ci siamo avviati verso il libraccio, che ha messo anche delle offerte molto particolari quest'anno. Infatti i tascabili li faceva 3 euro e i cartonati li faceva 5. Prezzi ottimi. Bisognava solo scavare, però siccome volevo prendere altri libri di editori indipendenti ho visto veramente poco, diciamo che ho guardato un po' così. Tra i vari libri che appunto c'erano sugli scaffali ho trovato una chicca che ho preso più per sfizio, e infatti ho recuperato La casa delle vacanze di Clive Barker, un libro che io già possedevo perché i libri di Clive Barker li ho tutti, ma come voi sapete, forse sapete, sono fuori catalogo, e avendo un'edizione molto molto vecchiotta di questo che non mi piaceva particolarmente, ho voluto prendere questa qua Rizzoli, che è abbastanza recente, ma è fuori catalogo, mi ripeto, e l'ho pagata 3 euro. Contentissimo così. È un romanzo per ragazzi sullo stile di Coraline, antecedente a Coraline però, e poi siamo andati verso quegli editori che appunto sentivamo affini e verso i quali appunto volevo un pochino spulciare, guardarmi intorno per fare due o tre acquisti, anche perché giovedì è stata un po' la giornata del guardarsi intorno, del capire un pochino che tipo di libri avevano portato, quali fossero le ultime uscite, insomma queste cosine qua. E siamo andati subito verso i Baldi Giovani di Edizioni Lindau. Io vi ho parlato già di diversi libri di Lindau, di questa collana
loro sono un editore che pubblica per lo più testi che sono legati al cinema. Però da diversi anni hanno aperto questa collana di letteratura che si chiama Senza Frontiere, che mi è capitato di leggere più volte e mi sono fatto un'idea molto molto precisa di questa collana, con un'idea molto forte di letteratura che però magari non mi invoglia sempre, dato i prezzi che sono abbastanza alti. Però quando io magari poi vedo che i prezzi sono alti e ci sono diversi editori, ad esempio come Adelphi, anche loro hanno prezzi alti, però che allo stesso tempo offrono un tipo di qualità che è molto 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 alta, sono il primo magari a voler sostenere una realtà di questo genere. E tra i libri appunto di questo catalogo, di questa collana, ce n'era uno in particolare che puntavo da diverso tempo e che assolutamente non potevo farmi scappare. Acquisto quindi mirato Jabber Crow di Wendell Berry. Avevo sentito parlare di questo autore già un annetto fa, è un autore che è andato molto, soprattutto con l'esplosione di Kentaruf, perché ha veramente, almeno da quanto mi hanno detto, molti punti di contatto con quest'ultimo. Qua abbiamo una campagna rurale, abbiamo un barbiere che è stato praticamente quasi tutta la vita nello stesso paesino, e a questo barbiere giustamente racconteranno diverse storie. È una bomba allucinante. Però conto di leggerlo subitissimo perché è uno dei libri che mi fa più gola, anche un pochino per tornare tra le ambientazioni aruffiane, se volete. I ragazzi di Lindau poi sono stati così gentili da appunto regalarmi un altro volume, in ottica poi recensione, giustamente, e mi hanno regalato un volume che è bellissimo, che è di Joe Brainard, L'autoritratto. Questo era un autore che io non conoscevo, nonostante avessi visto diverse recensioni che erano uscite per loro, ed è un pittore, scrittore americano che è morto di AIDS, se non sbaglio, negli anni 90. Ho letto pochissimo della sua biografia, voglio veramente lasciarmi sorprendere. E la cosa bellissima di questo volume è che è una sorta veramente di volume quasi interattivo. Ci sono un sacco, adesso io non so cosa si possa vedere, ma ci sono un sacco di appunti suoi, di immagini, di disegnetti. È una roba secondo me molto sperimentale e che non vedo l'ora di leggere. In tutto questo ci hanno fatto un bellissimo pacchetto. Veramente sono rimasto senza parole, perché poi siamo passati a prendere in un secondo momento per non portarci tutto dietro. Abbiamo detto: guarda, prendiamo questo e passiamo dopo. Ci hanno fatto questo pacchetto bellissimo, che conteneva le loro cartoline appunto di Lindau, che ritraggono le copertine dei libri dei loro Senza Frontiere, che sono bellissime. Adesso qualcuna sarà storta, io ve le faccio vedere così sperando che si vedano, sperando soprattutto di non ripeterle. Adesso magari poi vi farò una fotina in pagina Facebook, vedremo. Veramente dolcissimi e bellissimi. E poi mi sono recuperato questa rivista loro che si chiama L'Isola, Idee, Autori e Libri, che è anche questa interessantissima perché contiene un pochino tutte le parti delle postfazioni, delle prefazioni che loro tagliano dai loro libri e quindi hanno voluto aggiungerle in questa sorta di rivista letteraria. Però è roba di un certo peso, ad esempio il volume di Joe Brainard col commento di Paul Auster, cioè, nel senso, sono cose che mi serviranno anche a me. Per assurdo, anche quando poi vado scrivendo una recensione, per andare appunto a pescarmi la particolarità, la notizia sotto banco che poi non sa nessuno. Adesso poi me la leggerò con calma. Poi invece siamo andati subito al volo da Sur per guardarci un attimino intorno, dove ho recuperato il catalogo e il programma della Grande Invasione. La Grande Invasione è un festival che ci sarà a Ivrea inizi di giugno, ma avremo modo di parlarne in un video in questi giorni, nel senso anche qua dentro ci sono tantissime, tantissime uscite di Sur che vorrei discutere con voi perché io mi sto mettendo le mani nei capelli, per poi passare appunto da Minimum Fats, dove appunto ho recuperato anche qua il catalogo, ma ne parleremo con calma perché veramente ci sono dei libri che non ho veramente parole. Poi appunto siamo da Minimum Fats e rimaniamo da Minimum Fats, dove avevo meditato due acquisti in particolare. Il primo è quasi un classicone perché anni fa mi avevano regalato Verso Occidente, l'impero dirige i suoi
su Corso di Wallace, che è questo romanzo breve appunto di Wallace che è ispirato a un racconto di John Barth, racconto che è contenuto in La vita è un'altra storia, questa raccolta di racconti pubblicata nei mini classic di Minimum, che giustamente per completezza e per poi andare a vedere da dove arrivasse l'ispirazione di Wallace ho voluto recuperare. Siccome nel pomeriggio invece c'era un incontro, forse l'unico incontro che abbiamo seguito giovedì, l'incontro di Giulio D'Antona, per farmi autografare il libro che non è un paese, non è un mestiere per scrittori, ho voluto comprare il libro. È un libro che parla di letteratura americana, di editoria americana e, cito lo sottotitolo, Vivere e fare libri in America. Lui è un espertone di letteratura americana, infatti la sua conferenza è stata una conferenza che lui ha fatto con i grandi capi di Wanda e di EO, c'era anche una sorta di agente letterario che vendeva i diritti, e si è discusso un pochino su le varie influenze, il vario vivere i libri all'estero. È stato un incontro molto interessante, appunto incentrato sulla letteratura americana. Notizie che sono venute a galla, che molti di voi magari sapevano, che sta il grande capo di Wanda ha detto che sta arrivando il nuovo romanzo di Jonathan Safran Foer, quindi tenetevi pronti. Venerdì invece sono stato fagocitato da una bellissima iniziativa che appunto gli editori indipendenti hanno deciso appunto di fare per questo salone. Infatti hanno invitato questa sorta di editori in scambio. Alle 3 del pomeriggio, per un'ora, ogni editore era assegnato, una persona dell'editore in questione era assegnato a un altro editore. Quindi per un'ora tutti questi editori si sono mischiati e sono andati a consigliare da lettore a lettore un libro del catalogo dell'altro editore. Mi sono spiegato come un cane, ma spero che abbiate capito. Ho documentato un po' questa cosa e trovate una sorta di breve video sulla pagina Facebook, che come sempre vi è linkata sotto nell'info box, quindi se avete piacere di vedere questa cosa, questo scambio molto simpatico, mi sono divertito come un pazzo, andate pure a guardarlo. Mentre il pomeriggio non ci siamo fermati al salone, perché ne abbiamo approfittato e abbiamo partecipato al salone off. Infatti al di fuori del salone tutta quanta Torino si converte un po' a città letteraria e diversi eventi vengono fatti anche al di fuori del salone, quindi ne abbiamo approfittato, siamo usciti fuori, perché poi accavallandosi molti eventi alcuni autori o li guardi fuori o non li puoi vedere, perché poi si accavallano con eventi e autori che magari poi tu hai interesse nel vedere. E siamo andati alla bellissima libreria Trebisonda a vedere Tommy Wieringa, un autore olandese pubblicato appunto per Iperborea, che presentava appunto questa Una moglie giovane e bella, se non sbaglio, questo suo romanzo breve. Una presentazione molto particolare, lui è una personalità molto pungente, quasi baricchiana nel vero senso della parola. Il libro non l'ho preso perché in realtà non è un libro che sentivo molto vicino a me. Quindi è stata una presentazione comunque molto lunga, molto interessante, e poi io di autori olandesi personalmente non ne avevo mai visti e mai sentiti, e sono stato molto molto felice di questo regalo da parte di Iperborea. Lui è stato poi il giorno dopo al salone, però subito dopo, là proprio vicino alla libreria Trebisonda, c'era un incontro con Michael Cunningham, premio Pulitzer, che poi ci sarebbe stato domenica. E siccome volevo farmi autografare la copia e siccome c'era l'opportunità di vedersi due volte un premio Pulitzer, why not? Nel senso, e siamo subito corsi, nonostante Wieringa non finiva più, però giustamente non era colpa sua, però erano due eventi attaccati, siamo arrivati con un 25 minuti dalla fine, quindi ho potuto sentire Cunningham a 25 minuti dalla fine della presentazione, il suo discorso su questo nuovo libro che è pubblicato dalla Nave di Teseo. Complimenti, un libro che sono 120 pagine, capisco che abbia le illustrazioni, ma 18 euro anche no, con tutto il bene del mondo. E siamo riusciti a farci autografare le ore, quindi sono stato felicissimo, in modo che poi domenica non avrei buttato il sangue, non mi sarei ucciso con la gente per farmi fare un semplice autografo appunto da questo premio Pulitzer. Poi a queste presentazioni ho incontrato un caro amico che mi aveva piratato due libri forse il mese scorso addirittura, e quindi ci siamo incontrati e appunto ci siamo dati questi libri. Mi aveva piratato Conoscere una donna di Amos Oz, era uno dei romanzi di Oz che mi mancava, ha trovato una cifra irrisoria, mi ha chiamato e ho detto prendilo, e poi il libro molto molto più importante è La vita breve di Onetti nella collana maledetta di Naudi, che costa un botto di soldi,
costa 22 euro addirittura questo romanzo, dovrebbe essere forse uno dei punti più alti di Onetti. Letteratura sudamericana, letteratura sicuramente non per tutti, molto molto onirica, sono quel tipo di letteratura complessa che magari affronterò un attimino quando sarò più calmo, perché richiede il suo impegno, e trovandolo a 5 euro come sempre, le bancarelle di Torino richiedono appunto un impegno e un'attenzione non da sottovalutare. Però questa rete di pirataggio estesa a tutti alla macchia torinese funziona. Sabato invece è stata una giornata che ha riservato diverse sorprese, partendo appunto dall'incontro a cui abbiamo assistito la mattina, che era un incontro, una tavola rotonda sulla traduzione, che vedeva confrontarsi le traduttrici che hanno tradotto numero 11 di Jonathan Coe e le traduttrici che hanno tradotto uno degli ultimi volumi di Emanuel Carrère per Adelphi, il tutto appunto moderato da Ilide Carmignani, che è la voce italiana di Roberto Bolagno. Questa è stata anche una tavola rotonda che mi ha permesso di conoscere di persona chi gestisce la collana degli eccentrici di Edizioni Arcoiris, collana che pubblica letteratura sudamericana, e che non era presente come stand al salone, però per vari motivi era appunto al salone. Ci siamo visti, dell'incontro vi parlo breve, e fatto sta che gli eccentrici ci hanno lasciato, la mia Diana, Roberto Art, Saverio il Crudele e L'Isola Deserta. Roberto Art viene pubblicato dagli stessi Sur, del Vecchio, mi viene in mente, quindi sono quei libri di autori di molto molto di nicchia che poi sono meritevoli come gli altri, solo che magari non sono conosciuti. Lo leggerò molto molto presto e vi farò sapere. In più dentro c'è un nuovo segnalibro che appunto sponsorizza il nuovo crowdfunding che faranno per pubblicare un altro autore sudamericano anche qui in Italia, perché ne avevano già fatto uno su Poglieri, autore uruguayano se non sbaglio, a cui sia io che Diana avevamo partecipato, e tra i vari premi per chi partecipava a questo crowdfunding c'era anche la possibilità di avere un libro in omaggio a scelta appunto, e Diana aveva scelto Il persecutore di Cortázar in tempi ancora non sospetti, visto che Sur l'ha ripubblicato da pochissimo, però non c'è nessunissimo problema, me lo tengo io e va bene. Ma vorrei tornare un attimino all'incontro sulla traduzione, un incontro meraviglioso, un incontro illuminante, ti veramente capisci cosa c'è dietro i libri, veramente capisci perché un libro di 150 pagine arriva a costare 18 euro. Informazioni internos, ma che internos non sono. Praticamente quasi tutti i traduttori e traduttrici Adelphi sono napoletani, lavorano in gruppo, quindi non c'è mai un solo traduttore su un solo testo, sono sempre squadre di lavoro, e mi fermerei qua perché sennò vi parlo due ore di traduzione e di quant'altro. Emozione anche vedere la Carmignani, che non avevo mai visto. Veramente è stato un incontro molto molto figo. È stata anche giornata di incontri, perché ho incontrato anche quel baldo giovane di Claudio Morandini. Mi sono portato Rapsodia di un solo tema perché l'avevo recuperato, ve l'avevo fatto vedere nello scorso book haul, perché volevo farmelo autografare. Sono stato contentissimo tra l'altro di vedere che lunedì, già addirittura, sì forse domenica, le copie di Neve e Canepiede di Morandini erano già finite in Exorma, quindi ma di questo ne parleremo dopo, perché ci sono stati alcuni dati che vorrei poi sottolinearvi. E poi è stata un po' la giornata degli incontri di Diana, perché erano tutti i libri che lei aveva già preso e quindi mi faceva piacere innanzitutto vedere questi autori, poi soprattutto farle firmare i libri, perché lei poverina non c'era ed è tornata poi il giorno dopo. Penso che vi linkerò, se Diana lo farà, Diana facci sapere, il video dei suoi acquisti, perché poi ci siamo anche molto intersecati come acquisti per non prendere le stesse cose giustamente. E gli incontri che ho seguito sono stati quello di Rodrigo Asbun, autore Sur, che ha pubblicato appunto questo primo libro in Italia che si chiama Andarsene, incontro meraviglioso con Giulia Zavagna, anche questa volta moderato dalla Carmignani. Si è parlato appunto del libro, della traduzione che ne è stata fatta, del perché il titolo è cambiato, di una sensibilità e di un autore molto giovane, perché poi ha 35 anni lui. È stato un autore che sicuramente leggerò, magari vi lascio qua sopra la recensione che ha fatto Diana del libro. Altro autore che poi né io né Diana avevamo visto, ma che lei aveva comprato già il libro, è Tedoldi, che ha pubblicato questa raccolta di racconti che si chiama Io odio John Updike, che è un autore italiano che era sparito dalla scena da anni, e proprio in occasione del Salone del Libro dell'anno scorso c'erano appunto questi incontri che si chiamavano Abecedario, nei quali alcuni scrittori consigliavano libri che erano molto a cuore. Nell'incontro tra, mi sembra, Vasta e La Gioia l'anno scorso, La Gioia disse che appunto tra i vari libri che lui teneva molto a cuore e che erano totalmente scomparsi c'era
era questo Yorgi Napdic di Teldoldi, un autore che era scomparso dalla scena da 10 anni, non si sapeva più che fine avesse fatto questo autore, che è stato preso appunto da Minimum Fax e ripubblicato l'anno scorso. Sì, mi sembra sul finire dell'anno scorso, o comunque all'inizio di quest'anno, adesso lo ricordo bene. Quindi è stato un po' strano vedere una personalità così eccentrica, un pazzo completo, veramente un pazzo completo. I primi 10 minuti di conferenza sono stati molto lineari, poi Teldoldi è esploso in affermazioni esistenziali. È stata un'esperienza vedere Teldoldi, veramente. Non so se vi sia mai capitato di vederlo, però mi ha incuriosito veramente tanto. Ha fatto delle affermazioni molto opinabili, ha fatto delle affermazioni molto condivisibili. Ha parlato di letteratura, del ruolo dei classici, di racconti, di eccessi, della funzione della letteratura. È stato veramente un autore che ricorderò negli annali, anche perché ricorderò con molto affetto la sua affermazione che lui era là per fare un piacere all'editore, che fosse stato per lui non ci sarebbe neanche venuto. Quindi immaginate che tipo di autore sia. E poi ho visto sul finire della sera, per poi chiudere quella giornata estenuante, due autori che sono Stefano Trinchero di 66, avevo letto, vi avevo parlato della copia infedele, che vi lascio il link magari qua sopra, e poi ho rivisto per la 12ª volta il buon Gabriele di Fronzo, il suo grande animale, che era rappresentato da Chiara Valerio. Quindi sapevo che c'era Chiara Valerio che presentava di Fronzo e non me lo volevo assolutamente perdere. Infatti l'incontro è stato meraviglioso, anche qua vi lascio il link sopra del grande animale. Domenica invece è stata la giornata dei big, è tornata Diana tra l'altro finalmente, e abbiamo visto diversi autori internazionali, tra i quali appunto Michael Cunningham, Marilyn Robinson, che tra l'altro sono riuscito a farmi autografare il libro, e lo stesso discorso vale per Yasmina Kadra, che anche lui giustamente mi ha autografato il libro. Cunningham forse ve l'ho fatto vedere prima. Tre incontri totalmente diversi e particolari che mi hanno dato la conferma di quanto il Salone del Libro possa avere i suoi pregi e i suoi difetti, perché fare un incontro, se vogliamo, più ampio, perché erano tutti e tre incontri che erano posizionati in una delle sale più grandi del Salone, quindi erano forse gli incontri più affollati e più attesi, ha permesso a questi incontri di avere e di fargli dare una sorta di impronta più ampia, meno specifica, meno letteraria, più incentrata sul personaggio. Dal parlare con Cunningham insieme a quest'altro presentatore, che non mi ricordo esattamente il nome, ma che aveva pubblicato un film, e quindi Cunningham da signore parlava anche del suo film, cioè io voglio vedere Cunningham, non me ne frega assolutamente niente, a la Robinson, che è stata presentata molto più sul lato umano che letterario. Ma questo perché il signor Nicola LaGioia lei aveva fatto un'intervista la sera prima, e quindi si voleva dare un tono totalmente diverso all'intervista, a un Yasmina Kadra che giustamente, siccome quest'anno il tema principale del salone era la letteratura araba, era l'autore arabo più atteso, e volevano farlo parlare di attentati, eccetera, 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 e lui ha cazziato tutti, nel senso: parliamo di letteratura perché io sono un discendente di una generazione di poeti. Molto particolare anche lui, esatto. E quindi è un peccato, perché poi giustamente ho fatto bene, ad esempio, a vedere Cunningham prima, perché era in un contesto molto più intimo, in un contesto molto più specifico, e secondo me te li godi in maniera migliore, in maniera molto più soddisfacente. Contento invece, contentissimo per la Robinson, perché boh, chissà quando cavolo la vedrò più nella vita, mentre Kadra è stata una piccola sorpresa. Anche lui è un bel personaggio, molto molto baricchiano, molto molto sicuro di sé, però mi affascinava moltissimo questo autore, il motivo per il quale poi mi sono andato a piratare l'attentato, perché in realtà dietro questo autore, forse molti di voi lo sapranno, si nasconde, perché giustamente Yasmina Kadra è un nome femminile, si nasconde un uomo che era il capo delle truppe, insomma un colonnello delle truppe algerine, che aveva questa passione per la letteratura, e giustamente questa sua passione per la letteratura si è andata a scontrare con il regime, motivo per il quale si è messo questo appunto pseudonimo. Adesso vive in Francia e pubblica libri in Francia di un certo peso. Speriamo mi piaccia e va bene. E poi invece la sera c'è stato l'incontro dei Tunuelli. Marni Santoni, che ha presentato un po' i suoi figliolotti, che in questo caso, prima presentazione, è stata appunto quella di Yasmin Incretolli con il suo Mescolo Tutto, e di Mauro Tetti con Pietre Rovesciate. I libri li ha Diana, quindi non ve li posso far vedere io. È stata una presentazione alla quale ho assistito con molta gioia, perché come sapete è una collana che abbiamo sposato, una collana nella quale crediamo molto. Ci è dispiaciuto solamente che l'incontro successivo, dedicato appunto a Luciano Funetta, che avrei avuto piacere
di rivedere è stato annullato per problemi personali suoi e mi è dispiaciuto veramente tanto. Fatto sta che l'incontro di mescolo tutte le pietre rovesciate è stato molto carino da vedere, poi loro sono sempre persone molto umane e sanno veramente farti sentire a casa. Tra l'altro sulla pagina di Non riesco a saziarmi di libri ci sono dei video, delle letture, magari se avete interesse andate sulla sua pagina Facebook appunto e potete ascoltare loro mentre leggono. L'ultimo giorno invece è stato il giorno degli acquisti, perché poi giustamente l'ultimo giorno ci sono, è un po' come giovedì, ci sono pochi incontri, è il giorno in cui guardarsi intorno e storicamente è il giorno nel quale al salone mettono diversi sconti. Non tutti lo fanno, anche per scelte loro personali, ma molti lo fanno. Io quindi giustamente mi sono tenuto un po' l'ultimo alla fine e sono andato un pochino a curiosare in giro, anche scoprendo realtà inaspettate. Prima di tutto vi devo far vedere una delle scoperte di questo salone, che è stato l'Orma Editore. Io l'Orma lo conoscevo, però non l'avevo mai visto nel dettaglio. Il salone è stato l'occasione per chiacchierare un pochino di più con loro, farmi spiegare un pochino più il tutto, e mi sono fatto conquistare da una delle ragazze dello stand, che mi ha parlato di questo libro che Diana inaspettatamente mi ha regalato, non doveva, e la ringrazio veramente col cuore, che è di Antoine Volodin, non so come cavolo si pronunci, che è Angeli Minori. Copertina meravigliosa. È un libro post-apocalittico diviso in 49 personaggi. Ogni personaggio prende tipo dalle 2 alle 4 pagine ed è, da come mi è stato descritto, un delirio, è un sogno a occhi aperti. E quando ho sentito sta roba ho detto: vabbè, dai, questo qua me lo porto a casa, anche perché l'Orma faceva il 20% praticamente tutti i giorni. È stato bello soprattutto vedere, mi ricollego al discorso di Morandini, copie finite, un editore come l'Orma che ti finisce le copie di Volodin il lunedì mattina, ti finisce le anteprime del nuovo romanzo di Ernie Ernaux, quindi vuol dire che sono realtà che stanno lavorando veramente bene e fa piacere vedere un editore indipendente finire le copie. Dopo questa, la chiudo qua. Per continuare, ho fatto un giretto da minimum per gli ultimi saluti e abbracci così, e ho visto che su questo volumetto facevano il 50, e visto che è uno sfizio, non avrei mai speso 5 euro per questo volumetto, l'ho voluto prendere appunto per sfizio, che è L'egoismo inutile, ed è un saggio sulla gentilezza di George Saunders. Come vedete è praticamente piccolissimo, però pagandolo una cifra irrisoria ho detto: vabbè, sarà un divertissement, e l'ho voluto prendere. Poi loro mi hanno regalato la spilletta di Minimum Fax, bellissima, che mi attaccherò da qualche parte. E quindi questo è stato un pochino l'ultimo acquistino da Minimum Fax. E poi sono passato dai ragazzi di Exorma, che loro gentilissimi, che mi hanno fatto qualche regaluccio. Mi hanno regalato innanzitutto questo, che è un'agendina, cioè un'agendina, è un semplice libretto che ha la copertina del manifesto del primo salone del libro, quindi cosa molto particolare. Magari lo custodirò con cura, perché è una cosa che non penso vedrò mai in vita mia. E poi sono andato da loro perché volevo acquistare un libro, e l'ho acquistato, che è un libro che avevo già visto al Book Pride quando li avevo conosciuti, che è Viaggiatori nel freddo, come sopravvivere all'inverno russo con la letteratura. Questo volume è appunto scritto da Spara Iuri, questo collettivo di due scrittori, uomo e donna torinese, con questa forte passione per la Russia. Loro fanno avanti e indietro, da quanto ho capito, tra appunto l'Italia e la Russia, e questo volume parla da solo. Lo leggerò molto 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 presto, perché poi vorrei fare una chiacchierata più approfondita con loro, ma dalla copertina gli amanti della Russia sapranno, anche perché poi dentro ci sono immagini, aneddoti, c'è veramente un po' di tutto, ed è un ibrido appunto tra reportage, proprio romanzo. Devo ancora inquadrarlo, quindi mi incuriosisce molto e volevo prenderlo. E poi loro sono stati così gentili da regalarmi, farmi scegliere un volume, sempre poi per le recensioni, per parlarne, e mi sono voluto buttare sulla letteratura brasiliana. Avevo letto già ultimamente La Vigna per Gran Via, volevo approfondire ancora il Brasile, e ho preso Ana Maria Machado, Infamia. È un romanzone a quanto spesso. Mi hanno spiegato che lei è una delle autrici brasiliane più tradotte al momento in Europa, e che solo qua in Italia non conosce quasi nessuno, e quindi giustamente mi sono incuriosito molto. È un romanzo che parla di informazione, disinformazione, ruolo nella politica, all'interno dei rapporti personali, interpersonali. Poi mi sembra di aver capito questo, approfondirò molto di più. Poi
Poi ci sono storie molto personali di amori e tutto, e compagnia bella. Non è questo il video per approfondire, però ve lo faccio vedere per curiosità. Poi mi sono diretto verso appunto altre scoperte, però prima vi faccio vedere i regalucci che ci ha fatto Tonue, che sono bellissimi. Ci ha regalato questi qua, che sono in realtà i loro cataloghi, però sono bellissimi. Ma innanzitutto non so quanto si veda, questa è un'illustrazione di questo volume che si chiama, di un certo Tan, che si chiama L'Approdo, che uscirà prossimamente, e poi ci hanno regalato il posterone della casa di Paco Roca, che ha preso Diana, e vi farà vedere lei nel video, magari come vi ho detto, ve lo linko sopra appena lo fa uscire. E poi sono andato, in realtà ero già passato prima, però ho preso appuntamento con loro perché ho fatto una chiacchieratina e vi vorrei parlare veramente di questo editore che è molto piccolo, molto di nicchia, appena nato, e che sbaglierò a pronunciare, Cliquot. Perché è scritto così, ve lo faccio vedere. L'hanno anche detto 20 volte, dovrei ascoltare ancora l'intervista, ma non l'ho ascoltata. Che hanno pubblicato questo volume di Sherwood Anderson, che è appunto Riso Nero. Sherwood Anderson è uno dei padri di Faulkner, è uno dei padri della letteratura americana contemporanea, e quindi ero sorpreso di vedere un editore del genere pubblicare un testo del genere. La loro presentazione del libro purtroppo me la sono persa perché era in contemporanea con la Robinson, ma mi hanno detto meraviglie, e poi loro sono stati così gentili da lasciarmi un po' di ebook, perché loro sono partiti come editore di ebook e questo è il primo cartaceo che hanno portato. Tra l'altro a me la copertina piace un sacco, è una copertina fatta da un illustratore apposta per il volume, e prossimamente vedremo altri titoli appunto in questa collana, che non sarà una collana, ve lo anticipo già adesso, non sarà una collana solamente americana, ma loro appunto vogliono riscoprire tutti i titoli, tutti gli autori che sono andati nel dimenticatoio, ma a partire da lingua spagnola a spostarsi poi in un futuro sulla middle europea. Quindi contentissimo per loro, e poi vi faccio vedere anche gli ebook che mi hanno lasciato, che sono Fritz Leiber, La cosa marrone chiaro e altre storie dell'orrore, che ho già scaricato, poi L'uomo che diventò donna, sempre di Sherwood Anderson, e questo mi hanno anticipato che sarà il prossimo libro in cartaceo che pubblicheranno, quindi continueranno sul filone di Sherwood Anderson. E poi un'altra collana che fa parte sempre dei loro ebook al momento, ma non è ancora cartacea, è quella relativa agli autori italiani dell'inizio Novecento, e mi hanno lasciato Vasco Mariotti, L'uomo dai piedi di Fauno, e poi Daniele Olberto Marrama, dovrebbe essere così, Il ritratto del morto. Scusate, le letture da cani. Quindi loro sono stati una. Hanno lasciato anche il cataloghino, sono stati una realtà che veramente, se lavorano come dico io, e come spero io da lettore, potrebbero fare veramente la differenza. A fianco a loro c'erano i ragazzuoli di Racconti Edizioni, dei quali purtroppo non ho preso niente per questioni di budget, ma prenderò sicuramente in futuro qualcosa di loro. Anche loro pubblicano solo racconti e hanno degli autori molto molto interessanti, tant'è che uno di questi è stato appunto presentato da Santoni, anche là per questioni di accavallamento di incontri me lo sono perso. E poi, ultimo libro, e abbiamo finito. È stato un libro un po' inaspettato, però giustamente sono stati così gentili quelli di H, che io non avevo mai avuto contatti con loro, ma ci conoscevamo per vie indirette, e quindi parlando del più e del meno, e soprattutto di una cosa che vi dico di rimanere tra virgolette aggiornati, perché poi ne parleremo meglio, sarà una cosa alla quale sarete invitati, abbiamo parlato e mi ha lasciato il candidato anche per Diana, paradossalmente, del premio Strega di quest'anno, in funzione Strega sono appunto, che è il paese dei segreti di Mimmo San Martino, dicendomi appunto che ha un sacco di collegamenti, e c'è da tutto quel discorso del rurale che appunto abbraccia anche il romanzo di Meacci, Il cinghiale di Liberty Valance. Poi mi hanno lasciato tutto quanto il cataloghino da sfogliarmi e quant'altro. Io direi che i miei acquisti, il mio salone è finito. Magari sotto nei commenti, se siete curiosi di qualcosa, siccome questo video già durerà eoni, scrivetemelo sotto che cercherò di raccontarvelo in maniera quanto più approfondita possibile. Se vi è piaciuto il video, pollice in su, magari mi fate sapere anche o nel gruppo dei pirati che trovate sempre sotto cosa avete comprato voi, magari linkatemi dei vostri video esperienza, non lo so, magari scrivetemi
per voi che tipo di esperienza è stata, perché per me è stata un'esperienza quest'anno molto particolare. Un salone così non mi era mai capitato di farlo, è stato un salone diverso, un salone molto più incentrato sullo scoprire nuove realtà, sul contatto umano rispetto al contatto con l'autore. Ho visto sì autori, ho visto sì incontri, ma quello che mi hanno dato veramente le persone che ho incontrato è una cosa che non mi dimenticherò facilmente. Sto facendo il momento pianista e il momento femminuccia, però queste cose ci vanno e sono contentissimo di farle. Ci vediamo alla prossima e vi saluto. Ciao!